Campionati italiani di orienteering a Carrega by Revolution. Scopriremo oggi finalmente chi saranno i nuovi campioni. La lotta è fra gli azzurri di Jaroslav Kakmarčík, che è qui e li osserva attentamente. Ebbene, con il maltempo che ha risparmiato i concorrenti, andiamo subito ad ascoltare le voci dei protagonisti che ci hanno fatto vivere una giornata di sport veramente emozionante. La parola a Christine Kirchlegner e Mikhail Mamleev. Christine Kirchlegner, dopo una 2012 trionfale, si riprende vincendo anche questo titolo sulla media distanza. Sì, sono abbastanza contenta, giustamente vincere un titolo italiano è sempre anche un onore e devo ancora riguardare un po' la mia gara che senz'altro non era perfetta. Un atleta come te che ha già ottenuto più di 15 titoli italiani, dove trova sempre nuovi stimoli per migliorarsi? Ma direi che è una questione personale, cioè di arrivare a fare delle gare regolari senza errori, cercare di essere soddisfatta io stessa dopo la gara. Non è tanto il vincere la gara, ma è più arrivare, tornare a casa dicendo sono contenta di quello che sono riuscita a fare oggi nel bosco. Mikhail Mamleev è il nuovo campione italiano sulla media distanza, un palmarès molto ricco, un titolo europeo e delle medaglie iridate. Ecco, sapevo che la gara dall'inizio è una gara di qualificazione per mondiale e mi ho concentrato da far bene e spingere il massimo per qualificarmi senza problemi e poi prepararmi per mondiale in Finlandia di quest'anno. E dall'inizio spingevo e è andato senza errori. Mi sa che sì, sono contentissimo, devo dire, perché è una concorrenza abbastanza grande, così che dall'inizio dovevo proprio far meglio. Ecco, un terreno che è abbastanza diverso rispetto a quello su cui tu ti alleni abitualmente. Allora va bene, il terreno che è abbastanza simile a quelli che avevamo in Russia 10 anni fa. Allora non avevo nessun problema con l'orientamento e piuttosto mi mancano adesso ancora lavori in bosco, perché sì, abito in montagna, sempre allenamenti su strada e sentieri, però proprio corse in boschi mi manca. E sì, quella primavera ho fatto qualche allenamenti molto specifici, molto speciali proprio per migliorarmi di questa corsa, e adesso mi sentivo molto bene e sì, è andato bene. Mauro Gazzero, il presidente della Federazione Italiana Sport Orientamento, presente a questi 2 giorni di campionati italiani. È un appuntamento importante a cui non si poteva mancare. Campionato italiano Mido, il Boschio di Carrega, un progetto importante avviato con successo qui dal CUS Parma, e quindi
un'occasione di lustro e di visibilità per la nostra federazione e per il territorio. Ecco, una sinergia tra federazione, enti pubblici, enti privati, un modello da esportare. Un modello assolutamente da esportare e da imitare, un percorso che è iniziato già venerdì con coinvolgimento delle scuole, i giochi sportivi, le qualifiche ieri con degli eventi collaterali, abbiamo organizzato anche un consiglio federale, nonché un aggiornamento e un seminario sui grandi eventi. Quest'oggi è una gran finale, peccato solo per il tempo, ma gli orientisti, come tutti i grandi atleti, poi vanno comunque indipendentemente dal meteo. Ecco, lei è il nuovo presidente della FISO, questo inizio di mandato? Ma un inizio di mandato recentissimo, sono 3 mesi che ci siamo insediati, stiamo lavorando sodo per partire nel migliore dei modi, già questo 2013 ci vede lanciati e il grande impegno è sia con il Mondiale Master di Sestriere che con l'appuntamento Clou 2014 l'anno prossimo tra Asiago e Lavarone col Mondiale Assoluto di Corsa. Bene amici dell'Orientino, in questa, in sintesi, la giornata dei Boschi di Carrega. Speriamo che vi siate emozionati come noi al prossimo appuntamento.